ascoltatori, buonasera. Ci troviamo a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, sulle pedane del Trap Concaverde, un bellissimo campo da tiro. Siamo in compagnia di Roberto Zarrillo, responsabile dell'area tiro Beretta. Roberto, oggi tanti amici, tanti tiratori, tanti campioni, tanti nomi noti del tirovolo per la presentazione di un nuovo fucile Beretta. Sì, dopo un anno e mezzo dal lancio del DT11 l'azienda ripropone ancora una soluzione innovativa nel campo del tirovolo. Oggi abbiamo presentato al nostro network di primo livello il 692, secondo passo di comunicazione del 692 al mondo. Siamo partiti a Siviglia 2 settimane fa presentandolo ai giornalisti di tutto il mondo, quindi è stato il vero lancio planetario del 692. Oggi siamo a Concaverde per farlo conoscere meglio ai nostri tiratori, al nostro network di istruttori, a cui poi è demandato il compito di comunicare le caratteristiche del 692 sul campo di tiro. Perché un nuovo fucile? È un nuovo fucile che ricopre una fascia di prezzo inferiore rispetto al DT11 e che rimpiazza quello che è stato il successo, ci aspettiamo rimpiazzi quello che è stato il successo storico del 682, quindi il 692 va appunto in scia al grandissimo successo che ha avuto il 682, ha delle grandissime caratteristiche che vengono proposte ad un punto prezzo estremamente interessante per tutti i tiratori. Per quali discipline è stato ideato il 692? Il 692, come al solito, nasce per tutte le discipline, quindi in realtà verrà ovviamente proposto sul mercato all'inizio nella versione Trap e Sporting, e ovviamente poi si evolverà come piattaforma su tutte le altre discipline, quindi immediatamente dopo è già pronta ovviamente la versione Skeet, e ovviamente ci saranno delle altre caratteristiche che lo rendono il prodotto ideale per tutte le altre discipline, dalla fossa universale al compact sporting, tutte le altre discipline satellite che ovviamente per noi sono estremamente interessanti e che ovviamente richiedono delle caratteristiche tecniche a cui il 692 proprio vuole rispondere. I tiratori saranno sicuramente curiosi e ansiosi di poter vedere, toccare, provare il nuovo fucile Beretta. Quando sarà possibile? Allora, la produzione inizierà dal mese di gennaio, quindi appena rientrati dalle vacanze natalizie è previsto ovviamente un ramp up importante della capacità produttiva. Abbiamo già avuto un riscontro molto molto importante nel nostro network internazionale. Ovviamente nelle armerie abbiamo l'attesa che iniziano a vedere i primi fucili alla fine di gennaio, ma in maniera consistente tra il mese di febbraio e il mese di marzo. Oggi molti campioni Beretta stanno provando questo fucile. Chi è presente oggi qua a Lonato? Oggi abbiamo l'onore di avere parecchi olimpionici, protagonisti delle ultime edizioni dei Giochi Olimpici, che in realtà poi ovviamente fanno un'attività di tiro ogni anno, quindi è chiaro che per l'azienda non è importante soltanto le Olimpiadi, ma ovviamente che dare a loro la possibilità di performare in qualsiasi gara a cui loro performano, a partire da Francesco Daniello, arrivare a Chiara Campi, fino a Venero Spada, quindi abbiamo cercato di far conoscere il nostro fucile ad ognuno dei nostri campioni nelle diverse discipline. Sicuramente i tiratori saranno anche curiosi di sapere il prezzo del 692. Sì, è un fucile che si pone leggermente superiore rispetto a quanto era il 682, avrà un punto di partenza di listino di 3.750 euro, ma questo in realtà testimonia il fatto che con tutte le caratteristiche che ha questo prodotto l'azienda è riuscita a industrializzare i processi produttivi in modo tale da dare un prodotto di grandissimo livello qualitativo e di grandissima performance ancora una volta ad un prezzo estremamente competitivo. Ritengo, e quello è stato la prima sensazione del nostro network, che si ponga come uno dei migliori fucili presenti sul mercato per rapporto tra qualità e prezzo. Thank you.
con Francesco Daniello, un campionissimo di double trap, medaglia d'argento a Pechino nel 2008. Francesco, hai appena provato il 692. Sì, sono entusiasta di questo fucile, una bellissima impressione, è molto stabile, molto nel brandeggio molto malleabile e soprattutto quello che mi ha colpito è la rottura dei piattelli con queste canne Stellium Plus, che sono una via di mezzo tra quelle del DT11 e quelle del vecchio DT10, ma che danno veramente una grandissima soddisfazione. E secondo me è un fucile che rapporto qualità-prezzo non ha uguale, si colloca in una fascia di mercato molto importante. Il prezzo che diceva appunto Roberto prima, 3.750 come punto di partenza, è un fucile che secondo me può essere preso da chiunque, sia dal novizio sia da colui che ha già iniziato l'attività tiravolistica ma che vuole un qualcosa di più senza spendere grossissimi capitali, e secondo me darà un'ottima soddisfazione. Francesco, tutte le volte che ti vedo sei allegro, di buon umore, evidentemente per te il tiro a volo è una cosa molto divertente. Sì, ho avuto la grandissima fortuna di trasformare una passione in un lavoro, ma prevale sempre comunque la passione, non penso mai al lavoro in se stesso, è una passione, quindi come tale c'è passione finché diverte, mi diverto e quindi sempre meglio sorridere a tutto. Quali sono i tuoi progetti per la prossima stagione? Quest'anno abbiamo appunto dopo un'Olimpiade, purtroppo abbiamo mancato la finale per un piattello pur partendo in testa e questo non me lo perdonerò mai, comunque siamo abituati a cancellare tutto ciò che è negativo per pensare subito al positivo. Abbiamo una stagione molto importante perché da noi cambiano dei regolamenti proprio a livello strutturale, tecnici proprio della disciplina, che è appunto il double trap, e stiamo lavorando per approntare al meglio questa nuova disciplina con queste nuove caratteristiche. Stiamo lavorando sodo, non ci fermiamo assolutamente neanche il periodo invernale nonostante il freddo e la pioggia, per cercare di arrivare alla prima occasione, appunto la prossima stagione 2013, già in forma e da lì migliorare la propria tecnica di questa nuova, diciamo così, disciplina. Puoi brevemente spiegarci in cosa consistono queste novità? Sì, praticamente nel double trap non esisterà più il timer, usciranno anziché 25 coppiole saranno lanciate 15 coppiole, ma random, ovvero non si sa quale dei tre schemi già esistenti esce, ad esempio schema A, schema B, schema C. Dalla 1 al primo giro non si sa esattamente se esce uno schema A, uno schema B, uno schema C, però si va ad esclusione. Nel momento in cui esce lo schema A dalla pedana 1 sappiamo che comunque alla pedana 1 non uscirà più lo schema A, bensì ci rimane sia lo schema B o lo schema C, e da lì andiamo avanti. Quindi è abbastanza impegnativo, non è per nulla facile sotto certi aspetti, ma che secondo me può comunque avvicinare gli specialisti dell'altra disciplina olimpica, il trap, a questa disciplina, perché comunque, secondo me, pur essendo due piattelli, ma si avvicina molto di più adesso la tecnica di tiro alla fossa olimpia che prima, insomma. Niro Spada, una leggenda dello Sporting italiano, attualmente CT della Nazionale di Sporting. Veniero, questo 692 l'hai appena provato qui sulle pedane del Concavero. Sì, ho appena provato il 692 e mi ha fatto un'impressione straordinaria. E, a parte l'avevo visto in fotografia, già mi aveva colpito. Poi l'ho visto stamattina, un design bellissimo. Tecnicamente l'ho provato adesso, veramente mi ha fatto un'impressione straordinaria perché c'è pochissimo rinculo. Queste canne Stellium Plus sono eccezionali. Credo che io poso un patito del 682 e questo ha tante migliorie. E credo veramente la Bretta ha fatto un grande lavoro con questo fucile. Un'ottima impressione, veramente.
Bruno Rossetti è medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Barcellona del 1992. Anche Bruno Rossetti vuole dire la sua su questo 692. Sì, io ho sparato con il nonno di questo fucile, quindi ho vinto la medaglia olimpica anche con il 682, perché io ho sempre amato questo fucile, quindi ho avuto la sorpresa che è un fucile che chiaramente è migliorato, più stabile, un pochino più largo, le canne mi sembrano meraviglioso, mi piace molto il reglage, quello che possiamo fare per cambiare il peso sul fucile, e quindi io ho sempre difeso questo fucile perché è economico, ha un rapporto qualità-prezzo unico, e quindi mi ha dato una bella sorpresa. Io sono, poi è anche molto bello, molto molto bello. Secondo te chi può apprezzare queste caratteristiche di questo fucile? Più che altro per la scuola di tiro, per i giovani, perché è un fucile, considerando il prezzo che ha, è molto vantaggioso e offre una qualità che consente di andare anche a livelli altissimi. Tu infatti sei anche istruttore di tiro. Sì, sì, per quello io questo fucile tengo a promuoverlo. Dove insegni? A Montecatini Terme. Pieve Agnevoli, Montecatini. Tutti conoscono Andrea Benelli, medaglia d'oro da Atene 2004. Andrea, hai appena provato il 692, cosa te ne pare? Beh, è stata sicuramente un'impressione molto positiva. Mi vengono a mente due aggettivi per definire questa nuova arma, questo nuovo fucile, bello ed efficiente, perché ha di per sé queste due importanti caratteristiche. Fucile bellissimo da vedere e poi ci sono delle innovazioni tecniche che possono portare indubbiamente dei grandi vantaggi ai tiratori. Parlo innanzitutto delle canne Stylium e poi chiaramente della larghezza della bascula, che è stata ampliata ed è un vantaggio, e sicuramente per il nuovo sistema di bilanciamento del fucile con il nuovo meccanismo inserito nel calcio. Terminata la carriera agonistica, Andrea, tu sei stato il commissario tecnico della Nazionale di Cipro. Questa esperienza è terminata e davanti a te adesso c'è una nuova avventura. Sì, sono proprio in questi giorni, abbiamo definito l'accordo con la Beretta per una consulenza tecnica. All'orizzonte abbiamo anche altre prospettive di incarichi come allenatore, ancora un po' presto per dirlo, perché non ci sono certezze, e quindi vedremo cosa sarà il 2013. Riccardo Zanardelli è il responsabile di prodotto 692. Riccardo, ci parli di questo fucile? Allora, il 692 è un fucile completamente nuovo che prende il posto del glorioso 682, che è un fucile da tiro che ha fatto la storia di Beretta. È un fucile che dà molto molto di più rispetto a 682 su tutti gli aspetti fondamentali per un fucile da tiro, partendo dalla canna, passando alla bascula e a tutti i sistemi di regolazione dell'arma. Non da ultimo ha un'estetica molto particolare, in perfetta filosofia di T11, e ha anche delle soluzioni tecniche molto raffinate e assolutamente innovative, come per esempio questa leva di apertura sovrastampata in materiale composito metallo polimero. Io passerei rapidamente in rassegna le caratteristiche principali dell'arma, in modo da farvi capire perché effettivamente 692 è un fucile che segna il passo in meglio rispetto a 682.
La canna, che è il componente senz'altro più importante per un fucile da tiro, è una canna completamente nuova che abbiamo chiamato Stilium Plus, che va a inserirsi a metà strada tra la canna Stilium, che è la canna standard per tutti i fucili Beretta, e la canna Stilium Pro, che è la canna del nostro fucile di punta, che è DT11. Questa canna si contraddistingue per un cono di raccordo 5 volte e mezza più lungo rispetto a 6.82, che garantisce all'arma una delle prestazioni migliori in termini di rinculo, impennamento e un comportamento dei pallini all'interno della canna assolutamente impeccabile. Ovviamente il risultato per il tiratore è una rosata migliore e più probabilità di colpire il bersaglio. La bascula, è, anche questa è stata migliorata rispetto al 6.82, e noi la chiamiamo tecnicamente la bascula allargata. Come tutti i tiratori sanno, avere il peso concentrato sulla bascula è molto importante per la stabilità del fucile prima e dopo lo sparo. Attraverso la bascula allargata di 1,3 mm rispetto a 6.82, le prestazioni di 6.92 sono ovviamente migliorate. Questo fucile poi è dotato di tutti i dispositivi di regolazione bifast, nello specifico questa versione non ha in questo momento montato il calcio regolabile, ma il calcio regolabile è disponibile ed è il sistema bifast che è diventato noto con il lancio del DT11. Una grande novità di 6.92 è un sistema di regolazione del bilanciamento molto ingegnoso e semplice, che è alloggiato nella parte finale del calcio e che consente ad ogni tiratore di regolare in modo singolo e personalizzato il bilanciamento dell'arma per avere il fitting perfetto del fucile in pedana. Che altro dire? Il 6.92 è disponibile sempre con piega sinistra per qualsiasi, con deviazione sinistra per qualsiasi piega, e viene fornito di serie con una bella dotazione di 5 strozzatori esterni con ghiera colorata, che è senz'altro, già solo questo giustifica il piccolo aumento di prezzo che 6.92 ha rispetto a 6.82. Quindi, da ciò che avete potuto capire, questo fucile è pieno di novità, ne ha tantissime, talmente tante che quando se ne parla si rischia veramente ogni volta di dimenticarsene una. Però spero di essere stato comunque abbastanza completo. Fausto Caravaggi è il capo piattaforma delle armi sportive Beretta e quindi uno degli artefici del 6.92. Fausto, vogliamo approfondire alcuni aspetti di quest'arma? La caratteristica più importante di questo nuovo prodotto è sicuramente la canna, che è nata dalla collaborazione della piattaforma di ricerca e sviluppo che io mi fregio di guidare, e il nostro responsabile del reparto canne, esperto cannoniere. Abbiamo lavorato molto sul profilo interno, ideando un profilo con un cono lungo, mutuato poi dall'esperienza che abbiamo avuto sul DT11, il nostro fucile di alta gamma sul tiro sportivo. È nato appunto un profilo nuovo, che è un profilo intermedio tra appunto il modello DT11 e i nostri modelli Ottima Choc precedenti. Le caratteristiche balistiche sono notevolmente migliorate, per cui abbiamo una canna che riesce ad avere un rinculo inferiore, un rilevamento della canna notevolmente inferiore e una distribuzione di rosata superiore rispetto alle precedenti canne. Naturalmente il cono arriva fino a circa 300 mm dalla volata, è un po' più corto di quello di T11 perché
abbiamo anche scalato a livello proprio di prodotto le varie caratteristiche tecniche, ed è risultata una canna molto ben bilanciata e che riesce a dare delle performance molto elevate. Al lato pratico il tiratore, avendo un minore rinculo, il fucile rileva di meno, per cui si alza di meno nello sparo ed è più preciso sul piattello. Questo poi è un po' in sintesi quello che succede. La distribuzione rosata poi è migliore, per cui il piattello viene colpito da un numero superiore di pallini. Quanto tempo di ricerca ha impiegato la realizzazione di questo prodotto? Diciamo che la ricerca su questa canna è iniziata ancora prima sul prodotto precedente, DT11, e poi si è conclusa, se così si può dire, perché poi non si finisce mai di migliorare, su questo prodotto. Diciamo che ci sono voluti comunque almeno 6-7 mesi di sviluppo. Quante persone sono state coinvolte in questo progetto? Allora, per quanto riguarda lo sviluppo prodotto, noi abbiamo un team che ha varie persone coinvolte. Ci sono due progettisti, poi ci sono un paio di metodisti, poi c'è tutto il reparto qualità col test engineer, con chi fa i collaudi. Diciamo che è un gruppo ben nutrito di persone. Poi c'è tutta la produzione, poi c'è il responsabile di prodotto, tutti i nostri dirigenti, tutta la squadra ha lavorato su questo nuovo prodotto. Siamo con Valerio Lucchini, campione europeo di skeet in carica. Valerio, hai provato il 692? Sì, l'ho provato e mi sono trovato molto bene. È un fucile molto stabile. Ho rotto anche piattelli discretamente distanti. Ho notato che il fucile, si maneggia molto bene, è un fucile molto bilanciato, forse grazie a una bascola, ad una canna molto bilanciati. E mi sono trovato molto bene, posso dire è stata una bella esperienza, mi sono divertito e sono stato bene qui in Beretta davvero. Valerio, tu sei campione europeo in carica, da te naturalmente quest'anno ci si aspetterà molto. Io ce la metto tutta, cercherò di fare il mio massimo, di concentrarmi il più possibile, di affrontare questo quadriennio al massimo delle mie possibilità.